questo incidente rende nervoso anche me. E quindi ti sembra il modo di iniziare una conferenza? Cosa, alzi la voce? Dimmi che non ho fatto male a fidarmi di te. Hai ragione, sono un po' nervoso. Però questa storia mi sta facendo impazzire. Domenico mi sta addosso, eh. Delle volte, mentre cammino, mi sembra di sentirlo dietro di me. Ha la giacca da lavoro pulita, ma è piena di odori, io li sento. Ho viaggiato disperato, ora la pelle è consumata. Ho viaggiato disperato, la mia marcia solitaria. Ho viaggiato disperato, questi giorni vagabondi. Ho viaggiato le strade, le banchine e i porti. Ho viaggiato le stazioni, con le mappe sui biglietti. Ho viaggiato trasportato da rapidi inverni. Ho viaggiato le paludi, le paure, le parole. Cari amici, dopo questo incidente cogliamo l'occasione per ripartire nel modo giusto. Ed è forse il caso che ci presentiamo. Sì, io mi chiamo Luigi Dadina, sono nato a Imola all'ospedale Santa Maria della Scaletta la sera di Natale del 1958 e sono qui perché Domenico mi ha parlato la mattina del 13 di marzo. Lui si chiama Lanfranco Moder Vicari Vicari, è una colonna portante della scena underground del rap italiano. Lui è Francesco Giampaoli, è un ex calciatore della Ribelle di Castiglione, è un bassista straordinario. C'è una cantante australiana che sta aspettando che lui si liberi perché lei o canta con lui oppure non canta. Lui è Diego Pasini, l'allievo di Francesco, l'allievo, noi in camerini si dice anche che sia più bravo lui che... Sì, sì. Luigi è un po' scosso, i morti riparlano, sente le voci, ha una gran confusione della testa. E ora la catastrofe. Nomi e cognomi. Filippo Arniani, di anni 40, Marcello Cacciatori, di anni 23, Alessandro Centioni, di anni 21, Gianni Cortini, di anni 19, primo giorno di lavoro, Massimo Foschi, di anni 36, Marco Gaudenti, di anni 18, Domenico Lapolla, di anni 25, Mossad Mohammed Abdelhadi, di anni 36, dalle rive del Nilo, Vincenzo Padua, di anni 60, a un passo dalla pensione, Onofrio Piegari, di anni 29, Massimo Romeo, di anni 24, primo giorno di lavoro, Antonio Sansovini, di anni 29, Paolo Seconi, di anni 24, primo giorno di lavoro. Caro amico Luigi, nato un 25 dicembre, queste sono le mie prime parole imparate in italiano. Come vedi, la metà del mio vocabolario era fatta di nomi e cognomi. Con le parole a mia disposizione e per non diventare definitivamente muto in questa nuova lingua, composi alcune frasi ossessive. Presenti e assenti. Assenti. Presenti, assenti. Presenti. Assenti, presenti. Presenti. Questi cunicoli non sono fatti solo per proteggerci, per isolarci, per gettarci gli uni contro gli altri. Assenti. L'ombra nel vento come una scintilla di zolfo. Ali al-Gilali, Sidi al-Gilali, Sidi. Siamo stati zitti. Assidi, babà.